Benvenuti a tutte e a tutti sul canale, questo sarà un mini haul di acqua e sapone. Oggi sono uscita un pochino prima da lavoro perché avevamo finito un pochino prima, quindi ho avuto l'occasione di poter passare da acqua e sapone. In realtà sono passata da acqua e sapone per comprare un deodorante, poi sono uscita con altre quattro cose, di cui una utile e tre futili, ma che mi sono piaciute tantissimo. Quindi passiamo subito al deodorante che cercavo. In realtà cercavo il solito deodorante Invisible, cioè quelli antimacchia che vadano bene sia con gli abiti colorati che neri che bianchi. Ormai utilizzo solo quel tipo di deodorante perché appunto non lascia aloni sui vestiti e oggi per la prima volta ho deciso di provare questo della Borotalco profumato al muschio bianco, tra l'altro, e molto molto buono. Veramente fresco ed è l'Invisible Fresh con microtalco antimacchia extra asciutto, dura 48 ore, 0% alcol. Appunto, ho trovato lui efficace antimacchia e in più al profumo di musco bianco, ho detto ma sì, proviamolo. Anche perché appunto io mi trovo bene con questi spray in casa, mentre in borsetta tengo quelli, diciamo, o roll o comunque in stick. E quindi questo è il primo acquisto. Poi, passando a un altro acquisto, diciamo per il corpo, diciamo di beauty, cosmetica più che altro, ho acquistato per una pelle più morbida questo doccia crema di Nivea, il Cream Smooth Velutante, con burro di karité, irresistibile morbidezza, perché appunto volevo un bagno schiuma che mi lasciasse la pelle morbida, che ultimamente è secchissima, ho trovato lui, e il profumo è buonissimo, come tutti i prodotti Nivea, che non hanno un inci verdissimo, però comunque hanno le profumazioni buonissime. E a questo appunto al burro di karité, insomma, è veramente buono, cioè se voi lo sentite sa proprio di pulito, è buonissimo, veramente mi piace un sacco e questo qua credo che lo porterò in vacanza perché mi sono accorta quando ho comprato questo oggi che in realtà ne ho altri due in dispensa, un Dove e un bagno schiuma della Garnier e quindi nulla, vabbè, questo qua, dato che comunque avrò bisogno di idratazione stando tanto al sole, porterò lui. E poi ho preso tre cosine della Debbie. Comincio da lei, dai, se ce l'ho in mano, da questa palettina Debbie Eyeshadow Palette pagata 6,80 euro e la tonalità è la 04 Blu Barcelona. Ve la faccio vedere bene perché stavo cercando un ombretto azzurro blu. In realtà ne ho già uno azzurro di Rimmel Lantor, ma è molto chiaro, ne volevo uno anche un pochino più scuro. E quando ho visto lei a 6,80 euro con tutte queste tonalità di azzurro e di blu, ho detto ma sì, prendiamola. E vi faccio vedere com'è. Acqua e sapone veramente sigilla sempre tutto in una maniera pazzesca. Fanno bene, per carità, però a volte si rovinano le confezioni, mi dispiace. Comunque, questa palettina qua contiene 2, 4, 6 ombretti, ve la faccio vedere se riesco ad aprirla senza fare danni. Aspettate. È piuttosto duretta, aspettate. Non voglio fare casino, spaccarla appena comprata, ma è veramente durissima. Vi giuro che ho dovuto mettere in pausa il video per aprirla perché non riuscivo ad aprirla e ho usato una penna. Comunque, la palettina si presenta così. Vedete che ha tra l'altro anche uno specchietto carinissimo e vi faccio vedere subito le tonalità sono queste. Appunto, il colore che mi piaceva di più è questo. Vi faccio vedere col pennellino, è questo, anche se questo azzurro verde è molto molto bello. E in più abbiamo questo azzurro più chiaro, questo nude, questo marrone e questo grigio glitterato, carinissimo. Quindi comunque una bella palettina e la proverò sicuramente già domani per andare a lavoro e poi magari vi farò una recensione. Ci sono colori sia matte che colori perlati, insomma comunque carina appunto e lei piccola, portabile anche appunto in borsetta e quindi la proviamo. L'ho chiusa, ora devo metterci il pennellino e non riuscirò più ad aprirla. Ve l'ho detto, è durissima, veramente da aprire. Io per aprirla prima vi faccio vedere come ho fatto così con la penna ed è venuta via subito. Comunque, vabbè, parte quello,
La palettina è carinissima, quindi insomma poi ve la farò magari vedere in un tutorial. Poi, sempre di Deppi, ho acquistato due smalti. In realtà uno è uno smalto del Gel Play Ultra Glossy 09 con questo Maxi Brush, ed è un color rosso corallo bellissimo, corallo aranciato, ed è, vediamo se c'è un nome, no, c'è solo il numero, che è lo 09. Esatto, quelli appunto linea gel, quindi molto molto brillanti. E poi ho deciso di comprare, che mi piaceva un sacco, questo top coat della Colorplay, il numero 38, con tutti questi glitterini argentati che poi variano sul rosa, azzurro, verde, carinissimi. E magari possono essere usati sia in combo che sopra altri smalti, insomma comunque molto molto carino. E nulla, spero che questo video mini shopping vi sia piaciuto e soprattutto, come al solito, vi abbia tenuto compagnia. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, perché al raggiungimento dei 2500 iscritti ci sarà un giveaway e chissà che magari comprerò qualcosina di queste cose anche per voi. E nulla, io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e il solito grande bacio, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!